responsabile del nuovo dipartimento della Fiditercante Arte Equestre Rinascimentale, Roberto Cinquegrana. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Un'iniziativa importante all'interno di questa federazione che lega appunto l'arte equestre rinascimentale alla Fiditercante. Esattamente, è un progetto nato quest'anno che sta andando brillantemente e si occupa essenzialmente del recupero di tutta la tradizione equestre, soprattutto italiana, con la ripubblicazione di trattati rinascimentali, partendo dal Grisone, arrivare al Pignatelli fino al De Pluvinelle, eccetera, con l'obiettivo di mettere in evidenza l'arte militare equestre, quindi un filo conduttore comune tra l'arte militare dell'epoca rinascimentale fino all'alta scuola moderna. Naturalmente con il cavallo sempre al centro di queste iniziative, voi che razze utilizzate? Abbiamo un po' tutte le razze, solitamente vengono prediletti degli spagnoli, però utilizziamo anche frisoni e altri tipi di razze sostanzialmente. Un'iniziativa che avvicina anche tanto pubblico, tante persone per quanto riguarda il turismo equestre. Assolutamente, il filo conduttore è proprio quello, che come Fiditrek ha sposato appieno la nostra filosofia, quella di riscoprire l'identità storica dei posti che frequentiamo, di cui siamo nativi. E quindi attraverso feste, attraverso la ricollocazione di questo campionato, che poi è diventato sport a tutti gli effetti, la cornice effettiva di questa disciplina è proprio la cornice storica, quindi la ricostruzione fedele degli ambienti rinascimentali. Grazie e complimenti. A voi, grazie a voi.